Quando sai quando fai la discesa, sì, che continua la come si chiama? Io qua in strada c'è la loro PS che sta caricando qua. Adesso ma questo è il Matteo. Boh, poi ci sono ancora e sono andato. Adesso la situazione è preoccupante, che chiaramente di notte è difficile fare delle valutazioni sulle velocità. Stiamo monitorando la meteorologia per capire domani mattina dove dovrebbe arrivare il vento dominante, capire dove puoi disporre e eventualmente vedere se mettere protezione delle case che per il momento non sono ancora assolutamente interessate. Problema duplice perché anche dall'altro lato, come sapete, c'è un incendio in zona Givoletto, hanno già evacuato delle abitazioni e ci stiamo muovendo su due fronti abbastanza importanti. Sì, è molto vasto e il Pineta non è ancora un fronte attivo, nel senso non è una chioma che incendia l'altra, ma è in sotterranea che va ad accendere le varie chiome, però se il vento si alza allora salta. Stiamo monitorando, al momento non ci sono pericoli per le case e per le abitazioni, però stiamo monitorando la situazione. Stiamo monitorando l'evoluzione più che altro perché è possibile che andando su faccia poi il giro, arrivi sulla Pineta vicino a Monasterolo e vada poi a mettere in pericolo gli abitanti di Monasterolo. Teoricamente speriamo di no, perché poi alla fine è un decorso molto lento. A quanto pare si è calmato anche il vento, quindi va un po' meglio, però teniamo sotto controllo. Parisella di qui sono 3 km e mezzo, quindi il fuoco è molto vicino. È tutto secco in giro, quindi è un attimo che prenda.